È tornato a viaggiare sulla linea Firenze-Ravenna il treno di Dante, 230 posti lungo il vecchio 100 porte messo a disposizione dalla Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane. In questa seconda edizione il treno viaggerà i sabati e le domeniche dal 4 giugno al 10 luglio e dal 27 agosto al 30 ottobre con una corsa straordinaria martedì 1 novembre. Confermate le quattro fermate intermedie, Borgo San Lorenzo, Marradi, Brisighella e Faenza. Il sabato il treno viaggerà in formula crociera fermandosi a seconda delle date a Brisighella o a Faenza per permettere ai viaggiatori di visitare i due territori. A bordo del treno invece gli assistenti di viaggio narreranno la storia dei luoghi toccati da Dante e tutte le informazioni turistiche necessarie per un eventuale ritorno. Il biglietto del treno infatti garantisce l'ingresso gratuito a musei, rocche, teatri, palazzi, uno sconto a ristoranti o locali convenzionati anche in giorni diversi rispetto a quello del viaggio. E noi ci crediamo molto, infatti anche quest'anno abbiamo investito un po' di risorse per poter fare ripartire questo progetto che l'anno scorso ha dato comunque dei buoni risultati nonostante le limitazioni della pandemia. Quasi 3.500 passeggeri, quest'anno ci avvicineremo sicuramente ai 10.000. Partito molto bene oggi ed è un'esperienza di viaggio, un nuovo prodotto turistico utilizzando appunto un treno storico che ripercorre il percorso che fece Dante Alighieri, ma soprattutto che valorizza dei territori molto belli, straordinari dal punto di vista ambientale, culturale, paesaggistico, territori diciamo che difficilmente sono attraversati dal grande turismo di massa e quindi hanno bisogno di essere valorizzati e lo facciamo attraverso appunto questo prodotto di turismo lento, di turismo sostenibile, che credo sarà molto apprezzato, sarà sicuramente molto apprezzato dagli italiani, ma anche dai turisti internazionali che so già si sono prenotati in massa per i prossimi viaggi. Si rinnova anche quest'anno, anche in questa occasione, il legame fortissimo tra la nostra città e quella di Firenze nel segno di Dante, rinnovato e rilanciato dopo i 700 anni che abbiamo festeggiato proprio l'anno scorso della morte di Dante, che hanno fatto di Ravenna la città internazionale che parlava e raccontava la storia e l'opera di Dante. Questo è un segno che rimane a distanza di un anno, che ci auguriamo nel tempo possa continuare a segnare un legame forte tra questa città e Firenze. A Faenza il treno di Dante fermerà un'ora e mezzo in weekend alternati con Brisighella. Che cosa ha messo l'amministrazione comunale di Faenza a disposizione dei visitatori? Abbiamo messo tutta una serie di biglietti e di un pacchetto che appunto prevede un tour della città con i nostri punti di diamante, diciamo dal Mica, Palazzo Milsetti, la possibilità di scoprire le nostre botteghe ceramiche. È un tour organizzato, un pacchetto che permette di vedere la città e di conoscerla, per noi è una grossa opportunità perché comunque il treno sta avendo molto successo, specialmente dall'estero, quindi permette di far conoscere Faenza a un nuovo mercato di turisti che altrimenti non saremmo riusciti ad intercettare direttamente. State pensando anche ad altri periodi durante l'anno con la Fondazione Trenitalia? Beh, intanto questo è un progetto che si svilupperà fino a novembre, anzi troverà proprio nei mesi di settembre e ottobre il periodo, diciamo così, di massimo afflusso, perché naturalmente sono i periodi meno caldi quelli che stimolano maggiormente questo tipo di fruizione, questo tipo di viaggio appunto in treno. Però credo che anche nelle prossime settimane, nonostante il caldo, ci sarà comunque una buona affluenza. I sindaci sono molto soddisfatti, hanno tutti collaborato, ho avuto l'occasione anche di parlare con qualche commerciante, ristoratore dei paesi che abbiamo attraversato dove ci siamo fermati, sono molto soddisfatti e contenti anche dell'indotto economico che viene portato in questi territori, in queste attività appunto del nostro entroterra.